Ciao, vediamo come realizzare questo effetto con Adobe Illustrator, ideale per grafiche d'impatto o per titoli assolutamente efficaci ed originali. Vediamo subito come. Andiamo a costruire subito la nostra tavola da disegno, quindi mettiamo uno sfondo sulla nostra tavola bianca. Dopo aver chiaramente impostato larghezza e altezza, andiamo a selezionare lo strumento rettangolo e andiamo a disegnare un rettangolo che prenda l'intera tavola da disegno. Dopodiché andiamo a dare un colore a questo sfondo, un colore che sarà chiaramente combinato visivamente e quindi a tono con il colore del testo, con l'effetto. Per trovare il colore giusto voglio mostrarti questo nuovo strumento, un tool online assolutamente gratuito ed efficace che ti aiuta a generare velocemente delle combinazioni di due colori a dir poco strepitose. Sono tutti colori vivaci. Questo è il tool, si chiama randoma11y.com. puoi selezionare chiaramente il colore che preferisci e lui sulla base di quel colore ti combina due soluzioni diverse e chiaramente ti genera delle soluzioni alternative, oppure puoi andare qui in alto a destra e generare nuovi colori, o meglio lasciare che il sistema generi per te nuove combinazioni. Selezioniamo ad esempio questa combinazione giallo e viola, dove andremo a selezionare il codice decimale per il colore di sfondo e lo andiamo poi a copiare. Dopodiché torniamo nell'interfaccia di Illustrator, facciamo doppio clic sulla tavolozza con il rettangolo di sfondo selezionato e andiamo a incollare il nostro colore di sfondo. Selezioniamo ora lo strumento testo, andiamo a scrivere la nostra parola sulla quale vogliamo applicare l'effetto, che può essere una parola o un testo di più parole. Dopodiché lo andiamo a ingrandire in modo proporzionale con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse su una delle ancore laterali degli angoli. Ora chiaramente dobbiamo andare a dare un font che si adatti bene anche a ospitare l'effetto che stiamo costruendo. In questo caso ti consiglio di utilizzare Quartilla Bold. Ti lascio in descrizione il link per scaricarlo gratuitamente. Dopodiché andiamolo a ingrandire un altro po', sempre in modo proporzionale. Lo posizioniamo al centro, magari ci aiutiamo anche con gli strumenti di allineamento che si trovano nella parte superiore del pannello dinamico. A questo punto andiamo a dare un colore a questo testo. Torniamo quindi sullo strumento, andiamo a selezionare il codice decimale del giallo. Con il testo selezionato doppio clic sulla tavolozza colore, associamo il giallo ed eccolo qua. Abbiamo la nostra combinazione di colori, adesso costruiamo l'effetto. Bene, ora selezioniamo il testo, selezioniamo di nuovo lo strumento rettangolo e andiamo a disegnare un rettangolo che vada a coprire interamente l'area del testo, come in questo caso. Dopodiché, con il rettangolo selezionato, vado a selezionare lo strumento sfumatura. Magari posso anche aprire il pannellino sfumatura e se non è qui tra quelli in anteprima lo vado ad aprire dal menu finestra e poi sfumatura. Dopodiché vado ad associare una sfumatura classica che va da bianco al nero, chiaramente però con una direzione di, in questo caso, meno 90 gradi, quindi sostanzialmente il chiaro sopra e lo scuro sotto. Poi possiamo andare chiaramente a regolare, ma questo lo possiamo fare anche in seguito. Dopodiché, con il rettangolo e la sfumatura selezionati, apriamo dal menu Effetto la voce Texture e Granulosità. Facciamo uno zoom all'indietro, magari con Alt e clic del mouse, per avere l'interfaccia chiara e andiamo a inserire dei valori che potrebbero essere qui sulla destra, come intensità 50 e come contrasto 30. L'importante è che la tipologia sia a punti, questo se vogliamo dare questo specifico effetto, oppure possiamo sbizzarrirci tra le varie tipologie di granulosità che sono previste in questo menu a tendina. Anche qui chiaramente questi valori sono un consiglio indicativo, ma noi se vogliamo enfatizzare o meno l'effetto e l'intensità della granulosità, allora dovremo andare a modificare i parametri di intensità e contrasto. Una volta costruito il nostro effetto di granulosità, clicchiamo su OK. Ora l'effetto è associato alla sfumatura che a sua volta popola il rettangolo. Ora con la sfumatura selezionata andiamo a tagliare e quindi a memorizzare, cioè CTRL COMMAND X. Selezioniamo il testo, andiamo ad aprire dal menu finestra il pannellino trasparenza. Ora con il testo selezionato clicchiamo su crea maschera, selezioniamo la maschera nera e andiamo poi a cliccare la combinazione CTRL F ed ecco qua. L'effetto della sfumatura precedentemente creata sull'area del rettangolo è adesso associata all'interno del testo. Lasciamo tutte le altre voci non selezionate, chiaramente lasciamo solo la voce ritaglia come flaggata. Attenzione, ora se andiamo a selezionare lo strumento sfumatura, magari dalla palette degli strumenti, possiamo andare a personalizzare ulteriormente l'effetto semplicemente muovendoci dall'alto verso il basso con il marker che delimita i due colori che compongono la sfumatura, il bianco e il nero in questo caso. Questo ci permetterà di enfatizzare o di alleggerire l'effetto sul testo. E chiaramente possiamo anche andare ad allargare l'effetto, oppure a restringerlo, oppure addirittura possiamo andare a ruotare l'effetto della sfumatura, magari per farlo sviluppare in diagonale e non in senso verticale. Questo sta alla nostra discrezione, chiaramente in base a quelle che sono le nostre esigenze e il nostro obiettivo. Una volta che abbiamo modificato la posizione del marker e quindi l'intensità della sfumatura e la sua direzione, il programma farà tutto il resto, calibrerà l'effetto in modo da renderlo assolutamente in linea con una ottimale resa finale. A questo punto, sempre da pannello trasparenza, selezioniamo il riquadro con
il testo, e vedremo ricomparire nel pannellino livelli i due livelli, testo e sfondo, così come li abbiamo concepiti all'inizio del tutorial. Chiaramente Illustrator ci permette di realizzare tantissimi effetti di testo, mettendoci nella posizione di personalizzare qualsiasi cosa e di rendere le nostre grafiche sempre più originali. Ed è a questo proposito che voglio presentarti un altro effetto molto creativo che potresti utilizzare per i tuoi lavori. Si tratta di un effetto a onda applicato su un testo. Ti lascio qui il video, ti ringrazio e alla prossima!